Il primo impegno del Premier Renzi appena sbarcato in Italia è un matrimonio, non a Venezia, quello di cui tutti parlano, dell'attore George Clooney, pieno di star e celebrità, ma quello nella sua città del suo vecchio amico fiorentino Marco Carrai, di cui è anche testimone. Poche ore prima invece, sull'aereo di ritorno dagli Stati Uniti, il Presidente del Consiglio, sempre incline alla sorpresa, aveva affidato ad un inusuale videomessaggio il bilancio del tour americano. L'Italia può pensare al futuro, l'Italia non deve limitarsi a rappresentarsi come una grande nazione del passato. Al passato grazie, al futuro sì, ama ripetere Renzi, ebbene il futuro che lo attende ora è pieno di incognite, a cominciare dalla riforma del lavoro. A suonare ancora la carica sono i sindacati, in particolare la CGIL, che promette lo sciopero generale nel caso il governo proceda con un decreto legge sul Jobs Act. Da parte sua il Premier sembra procedere senza tentennamenti per passare, promette, dagli slogan agli atti concreti. Ma se il reintegro è un obbligo costituzionale, come dice qualcuno, perché c'è per quelli sopra i 15 dipendenti e non c'è per quelli sotto i 15 dipendenti? Si attende ora lo scontro finale all'interno del Partito Democratico con la riunione della direzione convocata per lunedì pomeriggio. Le parti sono ancora distanti, la sinistra del PD non retrocede di un millimetro nella richiesta del mantenimento dell'articolo 18, ma si lavora ad un compromesso. Se non si dovesse trovare il voto al Senato potrebbe riservare sorprese, anche se una parte di Forza Italia si dice pronta a votare la riforma del governo. Se è fatta bene, noi la sosterremo, promette lo stesso Silvio Berlusconi, che torna ad attaccare la politica economica dell'Europa. Se non cambia, minaccia il leader di Forza Italia, bisognerà uscire dall'euro e tornare alla lira.